sì, cioè già rispetto al primo, il primo esempio più delicato, no? Il primo campione. Passiamo quindi al quarto campione e chiamerei la signora Elena Papa, che anche questa è un'altra bella storia da raccontare, che si presenta col quarto campione, che io nel frattempo vi invito a riscaldare. Allora, sentiamo un po' questa storia, quando nasce? Allora, Azienda Agricola Mantenera nasce nel 2014, quando io, romana, e mio marito, milanese, abbiamo deciso di fare un cambio di vita. E quindi abbiamo girato un po' l'Italia e poi in Basilicata ci siamo innamorati di un terreno, di un panorama stupendo sulle Dolomiti Lucane, e questo terreno poi aveva delle bellissime piante di olivo. Quindi la nostra scelta è stata quella di trovare un posto dove ci battesse il cuore per fare la nostra casa, per trasferirci. E poi ci siamo guardati meglio le piante e abbiamo capito di avere delle varietà che erano molto belle, circondate dal bosco, e di fronte al bosco demaniale della Mantenera, la foresta della Mantenera, abbiamo deciso così di iniziare la nostra produzione, che già c'era perché il vecchio proprietario già produceva, e quindi noi abbiamo, poi siamo usciti con il nostro marchio Mantenera e produciamo questo blend che è coratina, maiatica e licino, sono le nostre tre varietà predominanti. E il nostro olio, allora assaggiamo. Anche qui il fruttato praticamente è delicato, però è molto molto pulito, cioè chiaramente sempre presente l'amaro, il piccante. La coratina prende, affida all'olio quell'amaro deciso che rimane veramente in bocca ed è persistente. Anche questo io lo definirei un olio tra il medio, perché in bocca praticamente c'è questo amaro, questo piccante, e presente questo profumo erbaceo, anche di erbette selvatiche. È molto interessante. C'è un po' di cicoria. Sente la cicoria, sì, sì. Un altro prodotto che noi stiamo mettendo sul mercato già da qualche tempo e abbiamo il marchio registrato è la tisana di foglie d'olivo. Il tisolivo, che è un vecchio rimedio della nonna e che noi abbiamo riscoperto proprio in Basilicata, si produceva.